Con questo tempo grigio non c'ho voglia di fare niente. Sì, dovrei fare un video, ma io non lo faccio, io non c'ho voglia, non c'ho voglia di farlo e non lo faccio, non c'ho voglia. C'ho tante cose da fare, c'ho poco tempo, non c'ho voglia. Poi voi ci avete voglia di vederlo? Ci avete 15 minuti di tempo? Ma perché aggiungiamo ci, o meglio ce, al verbo avere? È giusto? E poi come si scrivono correttamente queste forme? C-O, C-apostrofo-O, ciò magari? Benvenuti su Podcast Italiano. Io mi chiamo Davide e questo è un canale YouTube per chi impara o ama la lingua italiana. Attivate i sottotitoli se vi servono e vi ricordo che la trascrizione integrale è disponibile sul mio Podcast Italiano Club. Trovate il link qui in alto. C'ho fame, c'ho voglia. Ci avete 10 minuti? Se siete italiani sicuramente conoscete queste forme e probabilmente le usate, ma anche se siete stranieri è probabile che le conosciate o almeno che le abbiate sentite. Oggi parleremo di questo, ma non subito, perché siamo su Podcast Italiano e quindi dobbiamo fare tutto un viaggio nel magico mondo della lingua italiana. Siete pronti? Partiamo da C. Una parola che ogni studente di italiano odia. Facciamo un ripasso dei suoi usi. A volte ci è un pronome personale che significa noi. Ci hanno visto vuol dire hanno visto noi. Ci hanno detto a noi. Questo tempo ci ha rotto le scatole. Questo è l'uso forse più facile. Altre volte è un pronome dimostrativo che corrisponde alle preposizioni che vedete qui sullo schermo più ciò. Per esempio, pensaci bene, sarebbe pensa bene a ciò, a questo. Non ci credo, vuol dire non credo a ciò, a questo, e così via. Non ci credo, neanche oggi c'è il sole. Che sorpresa. Ah, si può usare a volte anche quando parliamo di persone. Sei mai uscito con Eleonora? No, non ci sono mai uscito, ovvero non sono mai uscito con lei. Poi abbiamo C, avverbio di luogo. Sei mai stato a Stoccolma? No, non ci sono mai andato, ma vorrei andarci. Ovvero, non sono mai stato lì, ma vorrei andare lì, andarci. La frase più naturale in italiano è proprio vorrei andarci e non vorrei andare lì. Vorrei andare lì vuol dire vorrei andare proprio lì, non da un'altra parte. Se non vogliamo trasmettere questo contrasto, lì e non là, dobbiamo usare ci, vorrei andarci, una frase neutra in italiano. Chi conosce il francese avrà notato che ci corrisponde al francese i. Non ci sono mai stato, si direbbe je n'y ai jamais été. Non ci credo, sarebbe je n'y crois pas, o informalmente bon ben, j'y crois pas. Da questo ci locativo, cioè avverbio di luogo, deriva il verbo esserci, cioè c'è, ci sono. In Italia ci sono 20 regioni, o nella mia città ci sono molti ristoranti. Anche oggi c'è un tempo di me. Qui ci conserva vagamente un significato di luogo, quindi in Italia ci sono, qui in Italia, se vogliamo, anche se oramai esserci è diventato un verbo indipendente da essere, sono due verbi diversi. Come in altre lingue europee abbiamo there is, il y a, I, es gibt, a, ten e così via. Questo ci non si combina solo con essere, ma si combina anche con avere e lo fa in vari modi. Prendiamo la domanda: hai l'ombrello? Che cosa rispondete? Rispondete sì, ma potete anche dire ce l'ho o non ce l'ho. Non potete dire lo ho o non lo ho o anche l'ho. No, non si dicono queste cose. Cioè, in italiano, I have it, lo tengo, je l'ai, si traducono con ce l'ho. Hai l'ombrello? Sì, ce l'ho. È curioso se ci pensate, se ci pensate. Lo stesso vale per una domanda come do you have it? Lo tienes? Tu l'hai? Che diventa ce l'hai, non possiamo dire lo hai o l'hai, ma dobbiamo dire ce l'hai. Sì, ce l'ho. Quindi in questi casi ci o ce sono obbligatori.
Secondo alcuni studiosi c'è una sorta di rinforzo fonetico, perché lo da solo sembrerebbe lo come articolo, lo studente, e quindi diciamo ce l'ho. Mi sono accorto che non ho esattamente spiegato perché diciamo ce l'ho. Ok, sì, perché rinforza il suono, questo l'ho detto, ma perché usiamo ci, che ha un significato locativo, ovvero qui o lì? È un caso di grammaticalizzazione. Una parola che prima aveva un significato, ora ha perso quel significato ed è diventata una particella grammaticale. Quindi non preoccupatevi tanto del significato di ce in ce l'ho. Oppure, se proprio volete, potete pensarla così. Il ci in averci denota luoghi spazio-temporali astratti implicitamente presenti. Sono luoghi come l'universo delle cose e delle proprietà in possesso che accentuano il significato possessivo. Cioè, praticamente dire ce l'ho vuol dire ho questa cosa nell'universo delle cose e delle proprietà in mio possesso. Ah, perché diciamo ce l'ho e non ci l'ho? Beh, perché quando abbiamo due pronomi atoni di fila, non importa se non sapete cosa sono, il primo dei due pronomi atoni prende la e, quindi ti dico ma te lo dico, gli ho detto ma gliel'ho detto, vi porto le mele ma ve le porto, ci hanno detto la verità, ce l'hanno detta. Ora, ce l'hanno detta, qui ci è un pronome personale, ok? A noi. Ma ce l'hanno e basta, vuol dire they have it, lo possiedono. Con questo strano ci locativo, che però si comporta come ci pronome, no? Ce l'hanno detto, ce l'hanno. E perché si comportano allo stesso modo i due ci e diventano ce? Perché di fatto tutti gli usi di ci di cui vi ho parlato hanno la stessa origine, cioè di fatto è la stessa parola. Ma Davide, da dove viene ci? Sicuramente vi starete chiedendo. Sì, te lo stai chiedendo perché ti leggo nel pensiero. Grazie per la domanda. Allora, ci sono due teorie. Secondo una, ci viene dal latino parlato, hicce, da hic, che vuol dire qui, avete presente hic et nunc? O, secondo un'altra teoria, da ecce hic, ecco qui. Comunque viene da un avverbio di luogo, hic, che significava qui. Se prendiamo la prima teoria per valida, abbiamo hicce, 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 icce, icce, ce. Questo è il passaggio. Ma come ha fatto a diventare... come ha fatto a passare da qui a noi? Che poi, se ci pensate, è strano. In spagnolo dicono nos han dicho, in francese dicono il nous ont dit, e in italiano ci hanno detto. Ma perché? Questo è il passaggio. Se tu guardi qui, è probabile che tu stia guardando noi, cioè me e la mia pianta, che siamo qui. Quindi ci guardi. Ci significava qui, ma viene reinterpretato come noi. Questo è il cambiamento, dal ci come qui al ci come noi. Ci guardi. Mistero risolto, ecco perché ci in italiano è un pronome personale e adesso la vostra vita non sarà più la stessa. Lo stesso è successo con vi vedo, vi dico, che non c'entra niente con voi o con was in latino, anche se può sembrare, no? Perché c'è la vi in entrambe le parole, ma no, vi non deriva da voi o da was, deriva dall'antico ivi, parola oggi formale in italiano, e che viene dal latino ibi, cioè là, in quel luogo, quindi vi guardo inizialmente era guardo lì, dove magari vi trovate voi, ed è diventato quindi guardo voi, vi guardo, perché voi siete lì. Non so se è chiaro. Ah, in passato si usava molto vi esattamente come ci, in uno stile percepito come elegante e formale. Si può ancora oggi dire vi è al posto di c'è, vi sono al posto di ci sono, oppure Firenze è una bella città, vi sono andato tante volte,
qui ha un vero significato di luogo. Ci sono andato lì. Sto leggendo questo libro, sì, sicuramente interessante, però al suo interno vi è troppo tupiloquio, vi sono troppe parolacce, non vale la pena di leggerlo, secondo me. Se siete stranieri non ve lo consiglio perché è un uso sempre meno comune, anche se facendo una ricerca su Google News si trovano esempi di vi è o vi sono, quindi questo vi locativo sopravvive. Comunque la cosa importante è che I have it si dice ce l'ho, do you have it si dice ce l'hai e così via, è obbligatorio. Ah, questo non succede quando avere è ausiliare in un verbo composto, quindi hai preso l'ombrello. Sì, l'ho preso, qui non serve ce o ci. Abbiamo parlato degli usi obbligatori di ci con avere. Ora parliamo degli usi più informali. Sì, perché la domanda stessa, hai l'ombrello, può essere posta in altri due modi, con due strutture dal sapore più colloquiale. Il primo è, ce l'hai l'ombrello? Oppure, ce li hai 2 minuti? Ce le hai le chiavi, cioè usiamo ce l'hai o ce li hai, ce le hai, e poi mettiamo anche l'oggetto subito dopo, come se fosse in inglese do you have it, the umbrella. Queste sarebbero frasi marcate, cioè frasi in cui l'ordine delle parole non è standard. Ho fatto un video tempo fa sulle frasi marcate, adesso non entro nei dettagli, ma in sostanza questa è una frase marcata perché anticipiamo l'oggetto con un pronome. Ce lo hai l'ombrello? Do you have it? The umbrella? È un pochino più colloquiale di hai l'ombrello, anche se credo che nel parlato sia forse più comune, quindi italiani all'ascolto, ditemi che ne pensate nei commenti. Hai l'ombrello o ce l'hai l'ombrello? Quale usiamo di più nel linguaggio quotidiano, secondo voi? Finalmente arriviamo al nucleo del video dopo un po'. C'hai l'ombrello? I bambini c'hanno fame. C'hai ragione. A che serve aggiungere c' al verbo avere? La differenza tra ho e ciò è che ciò è più enfatico, più espressivo e anche, bisogna dire, un po' più colloquiale, più substandard, più informale. Non c'ho voglia di uscire è più espressivo e colloquiale di non ho voglia di uscire. C'ho un sacco di cose da fare è più intenso di ho un sacco di cose da fare. Non capisco che c'hai, sei sempre arrabbiato. È più forte di non capisco che hai, sei sempre arrabbiato. Si tratta comunque di un uso del parlato o del linguaggio scritto che imita il parlato, quello delle chat, per esempio, anche se si è usato nella letteratura, sicuramente si usava nel 1500, nel 1600. Questo è un esempio. Tu hai un bel dir tu che non ci hai passione nessuna. È proprio il nostro ciò, c'hai, che usiamo oggi. Come spesso accade, fenomeni che ci sembrano nuovi sono in realtà vecchi come il cucco, per usare una bella espressione idiomatica. Lo scrittore Giovanni Verga ne faceva ampio uso, per esempio. Io c'ho il cuore in pace, pensa che c'hai tutti gli altri sulle spalle e fa come ho fatto io. Avete notato? In questi esempi questa costruzione si scrive proprio così, ci hai, ci ho, ci ha, anche se si pronunciava e si pronuncia ciò, c'hai, c'ha, c'abbiamo, cioè la i non si sente. Oggi invece mi sembra che si scriva comunemente ciò, ci apostrofo o, ci apostrofo ai, ci apostrofo a. Soluzione che è adottata anche da alcuni scrittori che imitano la lingua moderna, ma che però non piace ad alcuni linguisti. E perché non piace ad alcuni? Perché scrivendo così, ci apostrofo o, staremmo violando la regola per cui la c seguita da A o U, in italiano si pronuncia normalmente K, con un suono duro, velare, come in casa, cosa, cura. Ovviamente però non leggiamo co, ma ciò. Oggi non ho proprio voglia di fare niente. C'è addirittura chi sostiene che si dovrebbe scrivere così, ciò, c'hai, c'ha. Come se ci fosse il verbo c'avere, e so che qualcuno rabbrividirà, nemmeno a me piace molto, ma è una forma consigliata per esempio da un illustre linguista come Lorenzo Renzi. Io lo trovo un po' strano, sinceramente, perché non esiste il verbo c'avere, cioè non si dice
non voglio c'avere problemi. Diciamo non voglio avere problemi. Comunque, penso che non verrà adottata questa soluzione, anche perché mi sembra che si sia imposta questa ortografia. Io ci apostrofo o così via. E almeno io personalmente ho sempre scritto così in maniera intuitiva, scritto ovviamente su internet, in chat, eccetera, quindi uno scritto informale, perché è un'espressione informale, anche se comunissima nel parlato in tutta Italia, non in una sola regione, e tra l'altro è molto simile ad altre costruzioni comuni nei dialetti italiani. In molti dialetti del nord Italia, come il milanese, il veneto, il ligure, infatti, si aggiunge al verbo avere ghe, che corrisponde al locativo ci. In veneto si dice gon can, scusate per il mio veneto terribile, ma significa ho un cane. La g che vedete all'inizio sarebbe il nostro c. C'ho un cane. Ci avete qualche domanda? Spero che vi sia piaciuto il video. Fatemi piacere se conoscevate questo uso. E se siete italiani, fatemi sapere che ne pensate, se usate ciò, c'hai, c'ha. Se percepite differenze anche, come vi ho chiesto prima, tra hai l'ombrello e ce l'hai l'ombrello. E se imparate l'italiano con i miei video, date un'occhiata al Podcast Italiano Club, la mia pagina su Patreon, dove potete sostenermi e ottenere per qualche dollaro al mese contenuti esclusivi come la trascrizione di tutti i miei video, l'audio di tutti i miei video che potete ascoltare come podcast, un podcast esclusivo di approfondimento che pubblico ogni volta che pubblico un contenuto per tutti, no? Qui su YouTube oppure sul mio podcast. Per questo video farò un approfondimento, magari con qualche esercizio anche, sulle cose che abbiamo visto oggi. Quindi un grazie a tutti i membri, ci vediamo nel prossimo video e ora me ne vado che c'ho un po' di cose da fare. Ciao ciao!